Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video sono molto contenta di potervi presentare uno degli indie brand del momento che finalmente è sbarcato in Europa e quindi c'è possibilità di averlo anche in Italia. Ed è Drunk Elephant. Questa è la box che mi hanno inviato con all'interno un loro kit, una selezione di prodotti in formato prova che sono i Lidl's e sono questi, dove ci sono all'interno sette dei loro prodotti, le mini taglie. Inizio col dire che Drunk Elephant è un brand americano che ho potuto provare appunto in occasione di un viaggio che ha effettuato una mia amica a New York e quindi le ho chiesto se per cortesia mi poteva portare da Sephora, perché in America è rivenduto da Sephora, alcuni campioni di questo brand che mi ha da sempre molto incuriosito. Anche la sua storia è molto particolare perché il capo di questa azienda in realtà è una donna che ha svolto per tanti anni il lavoro di casalinga e poi si è data alla vendita di prodotti fino a studiarli per quello che è lo sviluppo dei prodotti cosmetici, accorgendosi che nelle comuni creme ci sono spesso delle formulazioni sbagliate che contengono, secondo lei, quelli che sono i suspicious six, ovvero i sei sospetti che contribuiscono a rendere la pelle problematica e sono le fragranze, gli schermi chimici, gli SLS, ovvero i tensioattivi, i siliconi, l'alcol che tende a seccare la pelle, soprattutto nelle formulazioni per la pelle mista e grassa, e gli oli essenziali che tendono invece ad irritare, a sensibilizzare la pelle. Lei ha formulato i suoi prodotti eliminando appunto questi sei componenti dai suoi cosmetici. La linea di Drunk Elephant non è ampissima, ovvero i prodotti non sono tantissimi, secondo me davvero molto efficaci e soprattutto sono mixabili tra loro. Andiamo a vedere appunto quello che contiene la pochette. Uno dei prodotti di cui mi sono innamorata da subito di Drunk Elephant e che mi ha fatto venire voglia di scoprire anche gli altri è stato questo, il TLC Serum, che è un mix di acidi esfolianti, tra cui acido glicolico, acido salicilico, acido lattico e altri. È un gel trasparente che appunto va messo di notte e agisce sulla pelle esfogliandola, ma soprattutto noterete che la pelle appare subito più liscia, le piccole rughe si assottigliano, la pelle rimane più trasparente e secondo me questo è veramente un ottimo prodotto. Non mi ha dato nessun tipo di irritazione, anche se la mia pelle è già abituata agli acidi esfolianti, quindi forse da questo punto di vista non sono così un termine di paragone. Naturalmente, chi ha la pelle molto sensibile o che facilmente si può irritare con gli acidi esfolianti, è bene che magari le applichi la prima volta una dose e poi lasci passare qualche giorno prima di applicare la seconda, in modo tale che la pelle si possa abituare. Comunque è veramente una delle formulazioni di acidi esfolianti migliori che io abbia mai provato. Ne uso davvero diversi, di diversi tipi, da quella choice, neostrata, insomma, tante tipologie. E questo veramente è uno tra i migliori. Assolutamente consigliatissimo. Poi all'interno c'è il Sea Firma Day Serum. Anche questo è un prodotto molto particolare. È un gel alla vitamina C, quindi antiossidante da usare di giorno, complementare al trattamento, questo che invece è da usare alla sera. È un siero che contiene un'alta percentuale di vitamina C, di acido ascorbico, che è il 15%, ma ha una formulazione che loro vogliono evitare l'utilizzo di siliconi e quindi è una formulazione in gel, per me totalmente innovativa a questa concentrazione di vitamina C.
E devo dire che a questa concentrazione, con questa formulazione, io non le ho mai provati perché o sono sempre state delle soluzioni da fare estemporanee, quindi della polvere da mischiare all'attivatore, oppure erano creme con il silicone all'interno per mantenere la vitamina C stabile, che come sappiamo è una sostanza molto labile. Ovviamente è un prodotto che va mantenuto fresco. E poi all'interno anche gli estratti di zucca fermentata. Per me la zucca fermentata, che poi è periodo Halloween, è stata una delle scoperte recenti di quest'anno che ho avuto modo di scoprire in realtà a Cosmoprof. Il marula oil, questo olio vergine, di omega 6, omega 9 e antiossidanti, quindi va a nutrire la pelle ma anche a calmarla. Lo si può anche usare in combinazione con l'acido esfoliante, il TLC Serum, oppure da solo. Io in realtà lo utilizzo anche in maniera localizzata dove ho più bisogno di nutrimento. Avendo la pelle mista, ci sono andata un po' piano subito nell'utilizzarlo perché avevo paura, insomma, che fosse troppo pesante. In realtà anche questo è un olio che si assorbe molto bene e non unge la pelle. Ovviamente lo preferisco personalmente utilizzare alla sera come trattamento un pochino più ricco. Questo invece è lo struccante, o meglio il gel detergente, che questo è proprio trasparente come gel. Appunto uno struccante che rimuove molto bene le tracce di trucco. Sto veramente utilizzando tutti i giorni e mi trovo molto bene. Appunto, è senza tensioattivi, quindi la pelle non la sentite poi particolarmente secca una volta che lo utilizzate. Non è un detergente aggressivo e quindi è indicato per tutte le pelli. Ulteriormente, Drunk Elephant sostiene che non esistono tipi di pelle, ma che la pelle è la pelle e quindi va trattata in maniera univoca di base, nel senso che appunto ci sono delle sostanze che possono dare fastidio a tutte le pelli e eliminandole la pelle si va a riequilibrare. Una linea che personalmente mi ha stupito. Prima di proseguire voglio dire anche questa cosa perché è un brand che non è economico, nel senso che è un brand che ha una fascia di prezzo sul medio verso l'alto. Una volta che l'ho provato, in realtà, personalmente l'ho trovato quasi economico. Dico questo perché per la loro efficacia, la loro resa, non sono a mio avviso cari. Cioè, paghi molto di più in proporzione a alcuni prodotti che non hanno la loro efficacia. Questo per quanto riguarda la mia esperienza e per quanto io mi sento di consigliarli. Una volta provati, ovviamente, perché l'eccezione può esserci sempre. Poi c'è l'Ala Retro, che è questo, che è una crema molto più ricca, molto più nutriente. Anche la consistenza è proprio quella di una crema molto più sostanziosa. Anche queste sono tutte creme che si assorbono bene ed è indicata più per le pelli che hanno bisogno di maggiore idratazione. L'Hydra BC Serum serve proprio per reidratare la pelle, illuminarla. Questi due prodotti possono essere complementari poiché questo contiene vitamina B5, mentre questo invece contiene la vitamina C. Lo Shaba Complex, che è il contorno occhi, anche questo è una crema. E contiene al suo interno peptidi e anche estratti di tè nero, quindi molto così rinfrescante, va benissimo anche usato di giorno. Io l'ho trovato molto idratante e decongestionante allo stesso tempo. Va quindi un po' a riempire, ecco, la zona del contorno occhi, ma allo stesso tempo va a, così, a tonificarla, a decongestionarla. Ha un effetto, secondo me, molto, molto carino anche prima del trucco.
Altro prodotto che ho provato che non è qui è stato il contorno occhi alla vitamina C. È stato un prodotto molto buono. Come forse già sapete, la vitamina C è anche potenzialmente irritante. E invece non mi ha dato nessun effetto. E anzi, rimanendo in tema vitamina C, anche questo siero l'ho trovato molto, molto efficace, molto, molto delicato e non irritante pur viaggiando insieme a un acido sfogliante. Un altro prodotto che in Italia non avremo attualmente speranze di avere è il Sukari Baby Facial, che è un siero esfoliante con una concentrazione un po' più alta di acidi esfolianti, che è un vero e proprio trattamento. Mi spiace perché ero molto curiosa di provarlo. Spero con questo video di avervi fatto un po' il quadro generale di questo brand, che a mio avviso merita davvero di essere provato, perché è sicuramente innovativo come approccio e come filosofia di skincare. L'ideale sarebbe appunto utilizzare tutto il loro range di prodotti per avere una maggiore efficacia, diciamo convertirsi alla loro skincare routine. Io attualmente sto cercando di utilizzarli il più possibile e sì, insomma, la pelle ne ha tratto davvero dei benefici. Spero con questo video di esservi stata utile. Andate a seguirmi e iscrivetevi al mio canale. Ciao!